se la situazione dovesse peggiorare o dovesse insomma, dare riscontri negativi, possiamo anche valutare un ripristino. Scadute al 1° novembre le ordinanze antiviolenza e degrado nelle piazze Perugino, Garibaldi e Libertà, l'amministrazione comunale è pronta a ricorrere nuovamente a questo strumento qualora la situazione dovesse peggiorare. Il dispositivo ha contribuito a riportare ordine in zone problematiche dove si verificavano troppi episodi gravi, fra cui accoltellamenti, risse e spaccio di droga. Innumerevoli i fatti documentati negli anni dalla nostra emittente, soprattutto per quanto riguarda piazza Perugino. Si tratta di strumenti, voglio sottolinearlo, nuovi, che non erano mai stati utilizzati nella nostra città, che l'amministrazione comunale ha deciso di mettere in campo per risolvere dei problemi che cominciavano a essere problemi seri sia nella zona di Piazza Perugino e Piazza Garibaldi che nella zona di Piazza Libertà. Stiamo monitorando la situazione con grande attenzione. Giova ricordarlo, l'abuso di alcol e la sua vendita a tutte le ore della notte ha fortemente contribuito alla nascita di episodi violenti. La disposizione per la stretta e i locali con la chiusura imposta alle 23 potrebbe presto tornare in vigore. Intanto prosegue l'attività della polizia locale nel controllo sul territorio, proprio fra le piazze Garibaldi e Perugino, un monitoraggio costante portato avanti dal distretto 2 collocato all'interno della caserma di via Revoltella. Nelle ore pomeridiane o serali si fanno delle postazioni fisse, più o meno fisse, e con l'ausilio o dei nuclei specialistici, no, quali sono i NIS, oppure anche con eventuali altre forze di polizia a seconda insomma, della giornata. Dopodiché si prosegue verso, oltre Piazza Perugino, Piazza Garibaldi, Largo Barriera, verso Via Carducci, dove la nostra presenza è sempre quotidiana e capillare.